Si è svolta questa mattina a Riva del Garda la conferenza stampa nella quale in Garda Trentino ha presentato i dati statistici relativi alle presenze turistiche nella stagione appena conclusa. Il 2015 è stato un anno di grandi numeri, con una forte crescita complessiva sia negli arrivi che nelle presenze. Dal 2008 ad oggi registriamo un più 28,6%, un dato inequivocabile che attesta l'ottimo lavoro compiuto dal sistema turistico del territorio. Il 2015 ha evidenziato anche un grande ritorno degli italiani, affascinati dalle motivazioni che questa destinazione ha saputo proporre soprattutto nell'outdoor, bike e trekking su tutti. Bene, un anno molto importante il 2015, almeno in termini di presenze, speriamo lo sia anche dal punto di vista economico, però sicuramente il dato delle presenze è un dato che ci conforta e ci induce a continuare su questa partita che è un po' il prodotto motivazionale della vacanza da fare sul nostro territorio. Garda Trentino oggi è arrivato a 3 milioni e 200 mila presenze, sfioriamo gli 800 mila arrivi, quindi sono numeri sicuramente importanti e molti di questi sono legati al nostro territorio, sono legati al fatto che qui la pratica dell'outdoor a vario titolo e quindi il bike piuttosto che il climbing o il trekking, la vela naturalmente, sono i prodotti sui quali noi dobbiamo insistere anche per i prossimi anni. La fa da padrone naturalmente la Germania con il 46%, ma il mercato diciamo germanofono con Austria e Svizzera arriva quasi al 60%. C'è stata una ripresa fortissima degli italiani che è arrivato in termini di numeri, voglio dire, ai numeri degli anni passati, quindi con aumenti in doppia cifra. Speriamo che anche questo continui perché è comunque un mercato interessante, se non altro perché ci aiuta ad allungare le stagioni, e quindi particolare soddisfazione, e questo non ci deve indurre ad abbassare sicuramente l'asticella della qualità e soprattutto l'impegno rispetto ai prodotti più tradizionali che abbiamo.